Circa 100 partecipanti tra comparse e attori hanno messo in scena la Via Crucis Viventi a Peschici, ripercorrendo il cammino doloroso di Cristo verso la salvezza, in un percorso di preghiera con l'alternanza di letture del Vangelo, preghiere e canti. Suggestiva ricca di emozioni la rievocazione della Passione di Cristo, organizzata e promossa dall'Associazione Culturale e Teatrale del luogo Ars Nova, con la collaborazione di due parrocchie, di Sant'Antonio di Padova e di Sant'Elia Profeta, con il patrocinio del Comune di Peschici. La rappresentazione è stata seguita con particolare pathos e sentimento dei numerosi spettatori che hanno partecipato alla rievocazione del mistero della croce. Un Dio fattosi uomo che tra la derisione e l'indifferenza dei cuori percorre la strada del Calvario sotto la pesante croce che, coronato di pungenti spine, flagellato e umiliato, cade una prima, una seconda ed una terza volta sotto il peso dei peccati dell'umanità. Un'umanità salvata dal sangue di Cristo morto in croce e che ancora oggi vive inquieta e disorientata, smarrita e sballata da falsi ideali e nuovi idoli. Un'umanità che non sa ancora riconoscere il suo Salvatore, il suo Dio. Più di 2000 anni fa come oggi, Gesù si avvia alla Pasqua tra l'indifferenza generale. Non si conosce il senso del mistero pasquale, non si sa più vivere la Quaresima, la Settimana Santa, quale momento privilegiato di incontro con il Signore, e si festeggia il giorno di Pasqua non conoscendone il significato e limitandosi a mangiare, bere e regalare uova di cioccolato. In quel giorno Cristo risorge, dopo essere morto crocifisso, risorge per tutti i suoi figli, anche quelli lontani, che non smette mai di cercare e che aspetta quale Padre buono e misericordioso. È una squadra che funziona. C'è un gruppo che cura la scenografia, che voi avete visto benissimamente. La regia la curo io, un altro gruppo cura i costumi, chi si interessa dell'audio, chi si interessa della musica. L'insieme, questa squadra, appunto nell'associazione Ars Nova, ci ha dato questo risultato. Noi cercheremo di farla ogni anno. E poi un'altra cosa importante che abbiamo visto l'altro giorno e sia oggi, dei turisti, gente che è venuta da fuori, dai paesi limitrofi, a vedere questa nostra rappresentazione, quindi sta arrivando fuori questo che noi facciamo.